Noi dobbiamo trovare un equilibrio per il bene della città, che per quanto riguarda Pescara, Pescara è una città viva ed effervescente, ma nello stesso tempo è una città dove in alcune zone il riposo deve essere garantito, il riposo deve essere garantito dovunque, ma in alcune zone purtroppo ci sono situazioni dove bisogna intervenire. Zone della movita di Pescara troppo rumorose. Così l'amministrazione comunale prova a correre a ripari realizzando un piano contro l'inquinamento acustico. Questo anche a seguito delle analisi dell'agosto dello scorso anno trasmesse da Arta al comune. Il piano antirumore è stato assegnato a un professionista esperto del settore che ha redatto un atto sulla base della situazione che c'è. Ovviamente questo atto dovrà avere il vaglio della politica e quindi ci sarà, come già ci sono stati incontri, ce ne sarà qualche altro incontro anche con le parti sociali perché un provvedimento del genere deve essere un provvedimento che in ogni caso la città deve recepire in maniera puntuale anche per capire quali sono le motivazioni per cui si fanno determinati Interventi. Dopo l'approvazione in giunta il provvedimento dovrà passare per i banchi del Consiglio Comunale. In quell'occasione, il primo cittadino chiede l'appoggio di tutte le forze politiche. Nelle ultime ore si è parlato di uno scontro in seno alla maggioranza dopo che l'assessore forzista Isabella del Trecco aveva presentato questo documento. A spegnere però ogni polemica ci ha pensato l'assessore di Fratelli d'Italia Alfredo Cremonese. Chiaramente si stanno facendo degli approfondimenti, posso garantire che questi approfondimenti vengano fatti in comune accordo con l'assessore di competenza Isabella del Trecco che sta facendo un ottimo lavoro eh, e quindi stiamo portando avanti questo provvedimento che chiaramente è la prima volta che si adotterà. Pescara è un obbligo di legge ma richiede sicuramente uno studio approfondito che appunto stiamo facendo e stiamo portando avanti. Intanto gli operatori del settore per mantenere i locali aperti fino a tardanotte hanno fatto ricorso. Lo stesso hanno fatto però i residenti che chiedono di limitare gli orari. Ci sarà un confronto che le istituzioni esamineranno per far sì che si possa avere in futuro una città viva e che garantisca i diritti ai cittadini.